Io adesso vi presento il nostro prossimo inviato, lui è giovanissimo, viene da una famiglia di giornalisti ed è Fabrizio Cavallina. Ciao, benvenuto, benvenuto. Grande piacere. A un certo punto tu abbandoni il percorso di economia e commercio per seguire la strada del giornalismo. Del giornalismo e delle lettere, sì, ho fatto Raccontami. Economia e ho capito che insomma non, i numeri, i bilanci non facevano per me. E quindi ho detto, sai, andiamo a studiare un po' di italiano. Scrivere, quindi la mente. Scrivere, sì, è la mia passione. Vedete che belle teste che ci sono in Italia? Magari. E anche belle cose che ci hai portato a vedere. Dove sei andato? Sono andato a Foligno a intervistare un ragazzo che nel 2010 ha inventato un talk show direttamente da casa sua, il Pour Parler. Sì. E ha intervistato tantissime persone, famose e non, perché per lui l'importanza non è chi ha davanti, ma semplicemente il fatto di parlarsi. Come lo dice fa nel servizio, web? Lo fa nel lo web. Fa nel web, in cui ha avuto un sacco di successo, ha avuto un grande riscontro di pubblico. E bene. Lo vedremo. È Adesso lo molto vedremo. Speciale. Lui è Inno White, un ragazzo che ha realizzato appunto un talk show nel suo salotto di casa che ha un grandissimo successo. Vediamo, conosciamolo. Signori, buonasera e benvenuti a Pour Parler. Siamo con Giacomo Inno White Innocenzi, un giovanissimo ragazzo che organizza questo talk show televisivo direttamente da casa sua, il Pour Parler, il talk show di tutti. Di tutti, esatto. Ogni persona è personaggio. Perché è nata questa cosa, questa idea di farla da casa e questa cosa di tutti, cioè intervistare sia un personaggio famoso piuttosto che uno meno? Questa cosa è nata dal bisogno di comunicazione personale e non personale, perché mi piace parlare, e non perché parliamo telematicamente, e questo non è bello. E quanto questo talk show ti aiuta? Tanto, questa è la mia seconda vita. Io ho scoperto qual è la mia cura vera e propria per la sclerosi multipla, di cui sono colpito da 14 anni, e fare le puntate, registrare e pubblicarle mi ricarica tanto. Mi sa che sono arrivati degli ospiti, però adesso ho sentito la porta sbattere. Ciao. Laura, piacere. Laura Mazzucchi, ciao. Metto. Allora, abbiamo Laura, che è uno degli ospiti del Pour Parler. Sono una cantante di Perugia, sto intraprendendo questo percorso musicale che già mi sta dando qualche soddisfazione. Tu Giacomo, credo di aver capito, lo conosci da un po'. Sì, un annetto. Raccontacelo un pochino. È una persona che sa trasmettere veramente molto e secondo me portatore proprio di luce, quel tipo di persona che lo vedi e insomma ti trasmette la felicità. Senti, ma se 7 anni fa, quando tu hai cominciato nel 2010 questo talk show, ti avessero detto che avresti avuto tutta questa risonanza e questo successo, tu ci avresti creduto? Il bello della vita è che non lo sai. Mi sa che è arrivato un altro ospite, credo che sia arrivato. Credo che sia solo in compagnia. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao. Buonasera. Voi chi siete? Sai, Nicola. Isotta. Mettetevi vicino a noi, vieni. Vai, vai. Allora, abbiamo un altro ospite quindi del tuo programma che oggi andrà a intervistare. Sono due persone e uno special guest. Una special guest. Ciao a tutti. Io sono Nicola, dicevo, tu sei? Io sono? Diglielo. Dai, io sono Isotta. No, sono io Isotta. E questo io devi dire. Ah, ho capito. Lui è Isotta. No, io sono Nicola, lei è Isotta. Ah, sì, io sono Isotta. E quanto è importante per te questa occasione che hai avuto con questo talk show di conoscere altre realtà, altre diverse forme di arte? Vedi, la parola arte è diventata veramente, veramente vasta. Qui ho due bellissime forme d'arte. Una con la bella voce di Laura e una con Nicola, che ha degli ospiti. Degli cosa? Degli ospiti. Degli ospiti. Nico, che c'è qua dentro? È la telecamera. E che c'è? C'è la televisione, no? Ti prende con questo. E dopo, dietro la televisione, c'è la gente.
C'è solo uno. Se tu adesso potessi lanciare un appello alla telecamera, la guardi la telecamera e dici: X, io ti voglio intervistare qua a casa mia. Siete tutti ben graditi al mio talk show, che è il talk show di tutti. E buona vita a tutti. Beh, trovo che questo servizio sia davvero toccante e vorrei sottolineare che il messaggio che ci ha lasciato adesso Inno White è sicuramente quello che innanzitutto il web non va demonizzato, perché può diventare un'occasione di vita e di lavoro, e lui lo ha sfruttato con grande intelligenza facendone un punto forte, quindi doppio applauso per l'idea, ben riuscita, bene.